tanti motivi, mi sono anche interrogato perché alcuni sono spesso anche misteriosi e uno li scopre, che mi hanno finalmente portato a fare quel seguito che avevo promesso a Piero Natoli l'anno dopo, perché Piero me lo chiese, Apollo, andiamo a fare l'agosto 2. All'epoca io gli dissi no, Piero, mi sembra una furbata, che non, perché. Quindi diciamo, uno dei motivi è stato il fatto che sia passato tanto tempo e il fatto che siano venuti a mancare due protagonisti così importanti come Ennio Fantastichini e Piero Natoli, amici indimenticabili. Invece di scoraggiarmi, mi ha dato voglia proprio di raccontare. Chi ha visto già il film sa che non abbiamo omesso la loro presenza, anzi che sulla loro mancanza e sul lutto della famiglia Mazzarucchi abbiamo costruito un racconto. Il fatto quindi che fosse passato molto tempo mi dava l'occasione, quell'occasione rara che hanno i grandi romanzieri d'appendice dell'Ottocento nel ripercorrere le vicissitudini familiari e personali e relazionali delle persone, dei propri personaggi. C'era già un materiale narrativo molto ricco in quella commedia che facemmo in modo scanzonato nel 95 e uscì nel 96, che fu scritta nel 94, ovvero all'alba di una nuova stagione dell'Italia. Che poi è durata a lungo, e che quindi questo essersi forse esaurita quella stagione mentre iniziava un'altra, mi ha fatto venire voglia finalmente, ha fatto trovare il coraggio, anche diciamo, mi ha fatto acconsentire e rendermi disponibile alle numerose, ostinate sollecitazioni dei miei produttori, dei miei distributori, che ci tenevano molto che facessi questo film, che era già scritto e appuntato negli anni, ma che insomma a un certo punto è proprio esploso. E quindi ho radunato quelli che c'erano ancora della gloriosa combriccola del 95, che sono stati generosi ad unirsi con molto entusiasmo e anche incoraggiandomi, anche fornendomi spunti. Certe volte lo abbiamo scritto anche un po' insieme il film, proprio perché ciascuno era portatore già della sua storia, del personaggio, e quindi era come se avessero un copione latente, pronto, e accogliendo nuovi ingressi in entrambi le famiglie, quindi quello che era nella pancia di Cecilia è diventato il personaggio di Altiero, la fanciulla con l'apparecchio, l'adolescente innamorata, romantica che ha la percezione lucida dell'infelicità della propria famiglia, è diventata una nota influencer interpretata da influencer dello smalto per le unghie, inclusiva, interpretata da Anna Ferraioli. Quindi abbiamo avuto un nuovo capofamiglia, un nuovo capotribù, un nuovo aspirante capotribù della famiglia Mazzarupi, che è Cesare Gorchiani, interpretato da Benicio Marchioni con slancio corporeo, direi. Avendoci lavorato un anno con un personal trainer, un nutrizionista, un tatuatore, insomma, per mettere in campo appunto questa montagna di muscoli e tatuaggi dalla desidera che desidera tuttavia mettersi nella inquadratura dell'aspirante moglie e influencer, abbiamo il nuovo fidanzato di zia Marisa. Insomma, era un'occasione irresistibile per me per lavorare finalmente con un maestro della commedia come Christian, ed includerlo in questo gruppo. E poi appunto le conferme per me, fraterni, fratelli, sorelle come Silvio, come Laura, come Sabrina. Ma tra i nuovi ingressi ci sono anche appunto la ex compagna di Cesare Corchiani, il personaggio misterioso di Daniela, al quale è affidato poi a un certo punto l'inventiva che dà il senso al film, ovvero Emanuela Farelli, e nel contorno di questa vacanza abbiamo la presenza appunto dei media, della televisione, con Liliana Ferrelli che intervista per un suo programma la nota influencer, che segue la cronaca matrimoniale.
Abbiamo la fidanzata, nonché madre della figlia di Ivan, la Gaia, detta la Gaia stronza, interpretata da Morwenn in arte Emma Stoccolma. Abbiamo Silvio Vannucci che ripropone il personaggio di Mauro, che è rimasto a Ventotene da quell'estate famosa e non si è più mosso, trovandosi. E quindi, grazie anche all'aiuto generoso dei miei due coautori, cioè di Carlo Virzì, è stato il più tenace sostenitore di questo progetto, essendo egli un feticista del vecchio film, più di me, ed è stato anche l'occasione per riabbracciarci e ritrovarci accanto, gomito a gomito, con il mio amico fraterno di liceo, Francesco Bruni, non potevamo non farlo insieme questo lavoro, e quindi è stato bello ritrovarsi, ritrovare Bette e Graziella, ritrovare Luciana impazzita dal dolore del lutto, ritrovare Gigio Alberti col suo personaggio Roberto, che ha continuato a girare il mondo senza mai trovare se stesso e soprattutto stavolta sempre più gravemente indebitato, e quindi pronto anche a recitare il suo ruolo di vecchio amico di Sandro, pur di venire a riscuotere un suo vantaggio. Ecco, è stato molto molto emozionante per me, per tanti motivi, perché ripercorrere le vicende di queste due famiglie, di questi due aggregati familiari, per fare anche un loro bilancio di come si diventa, di cosa vuol dire il tempo che passa. E per esempio una cosa che ho creduto di aver capito è che con il tempo che passa, la maturità, insomma, non è detto che arrivi, ma può essere che si diventi ancora più fragili. È il caso di molti di questi personaggi, e anche come forse sono cambiato anch'io, quindi è stata anche una forma di riflettere sulla mia vita. Non a caso presento il film nel giorno in cui scavallo quella data nella quale non avrei mai creduto di giungere, e sono veramente sorpresissimo di essere ancora vivo a 60 anni, e non me l'aspettavo. Ed è stato un modo anche diverso di vivere il film per me, non so per loro, lo diranno. Se nel primo film del vecchio film ero al mio secondo film, ancora non sapevo fare un cazzo, non sapevo girare, girato di merda, per questo, scusa, le luci, le cose, gli sfondi, manco li guardavo loro, mi sembravano così belli, mi sembrava così tanta roba, che mi ero preso uno Steadicam, pensate, perché dicevo così faccio dei movimenti di macchina, poi alla fine mi interessava la sconsolatezza di Marisa, il desiderio di felicità, mi interessava la fragilità di Cecilia, mi interessava questo modo ruvido ma caldo, affettuoso di Sandro Molino, mi interessava la spavalderia dei Mazzalupi, volevo guardarli, volevo. E nel nuovo film credo che si vede che nel frattempo qualcosa mi sono parato dal punto di vista della grammatica cinematografica e delle luci e della stagione. Cioè, si sente un pochino di più l'isola, e l'isola è questa volta ancora più protagonista, Ventotene, rispetto al vecchio film, che avevamo scelto con una vaga allusione, senza menzionare il suo passato, ma solo perché era il posto spartano, non così turistico, non così pieno di gelaterie e friggitorie, dove poteva essere il buon ritiro di una comitiva di intellettuali un po' radical, descritti dai Mazzalupi, quelli sempre nudi, gli Spinelli, e quindi che è cambiata un pochino nel suo ruolo l'isola, nel senso che questa volta è proprio una delle protagoniste, col suo passato, con la sua storia, e quindi con quello che significa, proprio perché è un'isola simbolo diciamo, dove si è generata l'idea fondativa della convivenza civile del dopoguerra. E abbiamo girato questo film nel momento in cui invece stanno di nuovo riesplodendo le guerre, i nazionalismi, e dove, come dice Sandro, la democrazia è in crisi, dove dice Sandro, rivolto ai padri della patria, la democrazia è in crisi. Ecco, e quindi probabilmente tanti motivi personali, ma anche appunto più ampli. E se poi mi permetti, ma sono troppo lungo, siete tanti che dovete parlare, mi fermo qua. No.